La fine dei lavori è davvero vicina e sarà davvero la volta buona, come confermato in consiglio comunale nei giorni scorsi dal sindaco Gianni Morandi, in risposta ad una interpellanza presentata dal consigliere della Lega Mario Geraci, che chiedeva lumi sull'ultimazione del palazzetto dello sport provinciale. Nessun dubbio, dopo l'estate il palazzetto sarà inaugurato, ha ribadito il primo cittadino. In queste settimane, è entrato nello specifico Morandi, si stanno ultimando i lavori per la sistemazione parziale dell'area esterna. Sono stati fatti i sottoservizi, sono stati realizzati muretto e marciapiede. Entro la fine di aprile ci sarà l'asfaltatura con la strada d'accesso e a quel punto l'area esterna sarà parzialmente fruibile. Nel famoso ultimo lotto, finanziato anche con fondi della regione, rimangono fuori l'impianto audio-video e i seggiolini, ma l'amministrazione sembra avere la carta giusta. Due sono le possibilità che stiamo esplorando e che definiremo a brevissimo. Potremmo utilizzare il finanziamento PNRR per la digitalizzazione, che rientra nella casistica, anche perché il palasport sarebbe interamente cablato per poter ospitare convegni, incontri in diretta streaming, oppure potremmo usare l'avanzo di amministrazione. Stesso discorso per i seggiolini, anche qui siamo sulla strada giusta. Confermo dunque che a ottobre la struttura sarà utilizzabile, anche perché è ora di inaugurarla dopo tutta questa telenovela infinita che dura ormai da 20 anni, conclude Morandi.